Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Muovere le Idee. Quest'oggi parleremo dei sistemi elettorali. In nessun paese al mondo si parla così tanto di sistemi elettorali come in Italia. Da quando è stato varato il cosiddetto Porcellum e soprattutto da quando la Consulta l'ha di fatto soppresso perché è incostituzionale, si sostiene da più parti la necessità di una riforma. Ma cos'è di preciso un sistema elettorale? Fra quali alternative possiamo sceglierne uno? Il sistema elettorale di un Parlamento o di un altro organo elettivo è il complesso di regole e procedure che convertono i voti espressi in seggi. Il territorio della nazione viene convertito in circoscrizioni o collegi. In ciascuno di essi i partiti presentano uno o più candidati fra i quali gli elettori residenti possono esprimere il loro voto. I modelli di sistemi elettorali sono numerosissimi e quasi ogni paese ne ha uno diverso, ma li possiamo dividere in due grandi categorie: i sistemi maggioritari e i sistemi proporzionali. In un sistema maggioritario, il territorio viene diviso in collegi uninominali. Ciò significa che ognuno di essi esprime un solo posto in Parlamento. Ogni partito presenta un unico candidato e colui che raggiunge la maggioranza dei voti ottiene il seggio. Con il metodo plurality è sufficiente prendere più voti degli altri candidati, ossia ottenere la maggioranza relativa. Con il metodo majority è necessario ottenere la metà più uno dei voti, quindi la maggioranza assoluta. In caso contrario, si procede ad un secondo turno a cui accedono i primi due candidati o coloro che hanno superato una certa soglia. In un sistema proporzionale, invece, il territorio è diviso in circoscrizioni plurinominali. Ogni lista presenta più candidati. I seggi vengono assegnati ai diversi partiti, in base alla percentuale dei voti ottenuti, secondo un principio di proporzionalità. Al fine di far scegliere gli eletti agli elettori, a volte è previsto lo strumento delle preferenze, con cui è possibile indicare sulla scheda il nome di uno o più candidati della lista. Naturalmente viene eletto chi ottiene più preferenze. Il pregio più grande di un sistema proporzionale è di assicurare la piena rappresentatività di tutte le forze politiche, anche di quelle minori, rispecchiando perfettamente il loro peso nell'elettorato. Il vantaggio invece di un sistema maggioritario è di garantire al partito o alla coalizione vincitrice una solida maggioranza parlamentare, capace di dare al governo maggiore stabilità. Tuttavia, nella realtà vengono spesso adottati dei sistemi misti. Per esempio, è possibile correggere un sistema proporzionale affinché produca alcuni effetti maggioritari attraverso determinati meccanismi. Uno di questi è la soglia di sbarramento, che impedisce alle liste che non abbiano raggiunto una certa percentuale di voti di entrare in Parlamento. Un altro è il premio di maggioranza, che conferisce al partito o alla coalizione più votati più seggi rispetto a quelli che gli spetterebbero con un riparto proporzionale. Infine, se vengono previste circoscrizioni particolarmente piccole, l'effetto proporzionale si attenua, venendo premiati i partiti maggiori. Vediamo ora quali sono i sistemi elettorali adottati dai principali paesi del mondo. Il sistema più antico è quello utilizzato dagli Stati Uniti d'America e dal Regno Unito. Infatti, in quasi tutti gli stati americani e nella Camera dei Comuni inglese è in vigore un modello maggioritario ad un unico turno in collegi uninominali. Il territorio nazionale è diviso in tante circoscrizioni quanti sono i membri del Parlamento da eleggere. Il candidato che vince con la maggioranza relativa ottiene il seggio. Questo sistema è stato adottato anche in Francia. L'unica differenza è che se al primo turno nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta e un quarto dei voti degli aventi diritto, si procede ad un secondo turno. A quest'ultimo accedono soltanto i candidati che hanno superato la soglia del 12,5%, calcolata sugli aventi diritto al voto. Una via di mezzo tra questi due modelli maggioritari è quella percorsa dall'Australia, dove viene applicato il voto alternativo. Nei collegi uninominali, gli elettori non devono indicare il loro candidato preferito con una X, ma devono ordinare i nominativi con dei numeri secondo le loro preferenze. Se il candidato che ha ottenuto il maggior numero di primi posti non ottiene la maggioranza assoluta,
Le seconde preferenze di coloro che hanno indicato al primo posto il candidato con il minor numero di consensi vengono redistribuite tra gli altri. Se nemmeno così nessun candidato riesce a ottenere il 50% più uno dei voti, vengono considerate le terze preferenze e così via. Questo sistema non favorisce tanto la vittoria del partito preferito, ma di quello meno osteggiato. Ritornando in Europa, in Spagna, per la Camera vige un modello proporzionale con effetti fortemente maggioritari. Infatti le circoscrizioni sono molto piccole, dato che eleggono in media 7 deputati. Ciò penalizza molto i piccoli partiti, ad eccezione di quelli regionali, tant'è che la soglia di sbarramento del 3% indicata dalla legge elettorale risulta essere nella pratica molto più alta. In Germania invece gli elettori ottengono due schede. Con una scelgono il partito preferito che presenta una lista bloccata di candidati. Con l'altra eleggono un candidato del loro territorio in un collegio uninominale a turno unico. La ripartizione dei seggi in Parlamento viene però fatta sulla base della prima scheda, quindi in modo proporzionale, fra tutte le liste che abbiano ottenuto almeno il 5% oppure tre collegi. I seggi vengono distribuiti tra i candidati vincitori dei collegi uninominali, più ad alcuni di quelli presenti nelle liste bloccate. Dei rari casi di sistemi proporzionali puri si riscontrano nei Paesi Bassi e in Israele. Dove è presente anche un unico collegio nazionale. Ci sono però alcune differenze tra i due modelli. In Israele le liste sono bloccate e c'è una soglia di sbarramento del 2%, mentre nei Paesi Bassi gli elettori possono scegliere i singoli nomi e non c'è alcuna soglia da superare. Dopo che la Corte Costituzionale è intervenuta sul precedente sistema elettorale, il cosiddetto Porcellum, il sistema attualmente vigente è sostanzialmente un proporzionale puro, con soglie di sbarramento variabili e la possibilità di esprimere una preferenza, in ampie circoscrizioni. Questo modello però non piace a nessuna delle principali forze politiche, quindi si è aperta la discussione su una nuova riforma. Anche se i tempi per la sua approvazione non sembrano tanto brevi. E voi che sistema elettorale vorreste? Quale paese dovremmo prendere a modello? Scrivetecelo nei commenti. Ci vediamo alla prossima. Muovete le idee.